Con Franco Ferretti, Silvio Prampolini e Sveno Ferri siamo nel quartier generale delle primarie a Reggio Emilia. Gran polemica oggi sulle registrazioni per il ballottaggio e siamo venuti qui per capire come stanno le cose. Prima sono le 18, non abbiamo trovato, devo dire, code di alcun genere davanti alla sede né all'interno degli uffici. Ferri, allora, cosa è successo? Come siete? Come procedono le cose? Allora, stamattina sono venute circa una ventina di persone e oggi pomeriggio altro 7-8, insomma, quindi siamo attorno alle 30 persone che sono presentate direttamente. Hanno spiegato i loro problemi, hanno compilato il modulo che gli abbiamo dato e quindi adesso noi esamineremo queste richieste, vedremo che tipo di risposta si potranno loro dare. E le risposte come e quando le date? Noi dobbiamo darle assolutamente entro sabato mattina. Ma come le date? Le date via posta elettronica? Come le date? Sicuramente porta elettronica, chi ci ha lasciato l'indirizzo o qualcuno deve tornare qua o altri comunicheremo telefonicamente al telefono, al fax. In ogni caso, diciamo, noi risponderemo direttamente per quanto riguarda le richieste che verranno accolte, risponderemo ai dati interessati e comunicheremo anche i seggi dove posso andare a votare. Comunque stiamo parlando di cifre piccole al momento, mentre viceversa stanno arrivando tantissime richieste per email. Siamo ormai attorno al migliaio, di cui la maggior parte hanno lo stesso testo. E quindi arrivano. Cosiddetto fenomeno di mail bombing. E come lo affrontate il mail bombing? Adesso noi anche questi casi domani guarderemo meglio queste domande. In ogni caso dobbiamo dire che è arrivata una delibera numero 26 che al riguardo è molto esplicito. Io potrei arrivata, annunciare. Diciamo, oggi, la fonte, ma da chi? Dal coordinamento nazionale, okay. La quale dice che tutte le domande di nuova registrazione, in senso dell'articolo 14,4 del regolamento nazionale, in qualunque modo pervenute al coordinamento provinciale, devono avere una consistenza, una specificità personale delle motivazioni. Quindi, insomma, la famosa giustificazione. Le motivazioni delle possibilità personali di registrarsi devono essere coerenti e credibili rispetto alla facoltà che era data di potersi registrare dal 4 al 25 novembre. Quindi, se capisco bene, l'orientamento sulle email è negativo. Diciamo, proseguendo, la deriva dice inoltre che le motivazioni di carattere generico o aleatorio non vanno prese in considerazione perché non rispettano il carattere derogatorio ed eccezionale della suddetta norma. Pertanto noi a queste domande non siamo neppure tenuti a dare una risposta. Okay. Quindi nel momento in cui non rispondiamo si intende che la richiesta non è stata accolta. Questo sta avvenendo, immagino, anche in tante altre sedi. Da quello che ci risulta sta avvenendo in diverse sedi. Ecco, ma diciamo regionale e nazionale. Okay. Al di là dell'aspetto, diciamo, più tecnico, così sul piano politico, il tema vero è la possibilità dei cittadini elettori di potersi recare al voto, al ballottaggio, decidendo di farlo al secondo turno anche se non lo si è fatto al primo. No. La vostra opinione su questo qual è? Allora, in questo caso c'è un regolamento approvato. No, ma il regolamento è abbastanza chiaro. Bene. Però chiedo a voi, no, rispetto a quello che è successo in questi giorni e sta succedendo in queste ore, no? Noi come coordinamento siamo tenuti ad applicare il regolamento e le delibere del coordinamento nazionale. No, questo è chiaro, ma chiedo a voi una valutazione più politica. Cioè, secondo voi è giusto oppure tenere... Faccio... Cioè, perché è abbastanza semplice, si dice... Mi richiamo a un esempio diverso, anche in una partita di calcio, il secondo tempo lo gioca chi ha giocato il primo tempo. Okay. Oppure quindi... sono delle motivazioni importanti, accettabili, per cui chi non ha potuto partecipare al primo tempo, diciamo, può essere ammesso. No, ma in questo caso mi interessava più la vostra opinione da un punto di vista dell'accesso provinciale in questo momento. Vabbè. Quindi okay. Abbiamo Ferretti? Un compito tecnico organizzativo. Il regolamento nazionale ha detto da subito, prima che si aprisse il percorso delle primarie, che la base elettorale è quella costituita dai votanti al primo turno. E ha fatto delle eccezioni. Noi dobbiamo esaminare delle eccezioni. Quello che è successo oggi è che
migliaia di persone, mille a Reggio, poi altre migliaia in regione, ma penso sia così in tutta Italia, hanno messo in atto una iniziativa spintata, voluta dal punto di vista politico, per cambiare le regole delle primarie in corso d'opera. E quindi noi le regole delle primarie non siamo tenuti a cambiarle, perché il regolamento ci vincola a rispettarle. Noi esamineremo quei casi che oggettivamente si sono trovati nelle impossibilità di partecipare al primo turno e potrebbero essere ammessi al secondo. Ok, in casi di eccezionalità. La valutazione politica, per chiudere, Sveno Ferri, secondo lei, cioè insomma la sostanza è primo turno, cioè quelli che vogliono partecipare alle primarie ci vanno dall'inizio. Certo. Ma la possibilità di iscriversi nella seconda settimana e con questo in qualche modo anche certamente contribuire a un rimescolamento al di fuori, no? del corpo elettorale che si è dato, dal vostro punto di vista, come dire, non è contemplato? O lei avrebbe preferito invece lasciare le briglie sciolte e fare entrare chiunque? No, assolutamente no, perché abbiamo avuto 21 giorni di tempo per potersi registrare anche online, tra l'altro, si è inteso in quel modo di definire la platea protagonista di queste primarie. Ho solo casi eccezionali che davvero hanno avuto seri impedimenti, possono essere ammessi al secondo tempo della partita. Ma la partita che c'era a Prampolini va giocata dalla stessa rosa di giocatori che c'era nel primo tempo, insomma. Perfetto. Insomma, se uno ha la volontà di partecipare alle primarie, aveva 22 giorni per esprimere questa volontà. Non si capirebbe, perché, a meno che non fosse stato impedito, perché improvvisamente nasce questa volontà quando prima non c'era. Certo, però voglio dire, insomma, è abbastanza evidente, il dibattito poi riguarda tutta Italia, no? Magari hanno visto ieri sera il dibattito in TV, gli è venuta voglia di votare e l'impossibilità di farlo, cioè il tema è di democrazia, secondo me, come dire, appunto, rispettabile a prescindere, senza, no? Il tema è proprio democrazia. Ecco. E democrazia vuole che tutti i cittadini siano messi nelle stesse condizioni, non che improvvisamente arrivino persone senza motivazioni valide per capovolgere i risultati a cui già tanti cittadini hanno partecipato. Domanda... Le stesse primarie americane, uno si iscrive prima nel corpo elettorale di un determinato partito, repubblicani o democratici. Domanda finale Ferri, visto che lei rappresenta il PD, cioè la componente più forte della coalizione, ci saranno strascichi secondo lei per le polemiche anche abbastanza accese di questi giorni, oppure domenica sera la vita tornerà tranquilla? Queste saranno giornate impegnative, anche un po' difficili, ma io penso poi da lunedì bisognerà ripartire da casa. Si torna amici nella stessa forza. Sì, l'obiettivo è quello di vincere le elezioni politiche. Ok, grazie a tutti, buon lavoro.